è stata la prima volta in cui lei ha incontrato Maradona? Beh, la prima volta è stato nel mondiale che lui vinse in Messico. Giocavo in nazionale con l'Italia, abbiamo giocato contro, finì 1-1 la partita e poi ci siamo incontrati a Napoli. Quando passai dall'Avellino a Napoli nel 87, lui era contento che io passai dall'Avellino a Napoli perché stava già da 2 anni, però non aveva vinto ancora nulla. Allora stavano facendo la squadra a Lodi e per Paolo Marino fecero un'ottima squadra, presero me e Carnevale e poi a novembre presero a Ciccio Romano. Siamo arrivati e vincemmo subito lo scudetto a Napoli. Naturalmente tutti ricordiamo la sua splendida carriera calcistica, adesso continua in altri modi e le chiedo invece, lei che è stato l'unico irpino fino ad oggi ad aver partecipato in nazionale ai mondiali, che ricordo porta di quei giorni, di quei tempi? Ah, bellissimo, io veramente emozionante perché io facevo parte di una squadra provinciale dell'Avellino in Serie A, un'ottima squadra e ci siamo sempre salvati con onore. Però andare con la maglietta della mia città ai mondiali non era semplice allora perché parecchi della Juve venivano dall'82, già avevano vinto un mondiale. Io ho giocato con Tardelli, con Paolo Rossi, con Cabrini, con Zoffi che era il preparatore dei postieri, Scirea, Bruno Conti, per me è stata una gioia immensa. Adesso c'è un giocatore forte che sta andando forte, Parisi, è di Serino, speriamo bene che arrivi veramente in alto, come ho avuto fortuna io, ecco. Le capita più spesso di essere chiamato per la strada Nando o Rambo? Qualche volta mi chiamano anche Rambo, questo è il nome che mi hanno dato i tifosi dell'Avellino, perché qui quando giocavamo in casa il campo era sempre bagnato, io ero uno di quelli che non mollavo, e forse mi hanno visto che i capelli lunghi, quel fango in faccia, mi hanno chiamato Rambo e lo ringrazierò sempre. Per la sua carriera è stato molti anni lontano dalla sua terra, adesso è rientrato, lei è originario di Chiusano di San Domenico, esatto. Cosa si prova ad essere ritornati da Vincenti? È bello, la famiglia D'Agostino mi hanno chiamato e mi hanno detto di far parte di quel progetto del settore giovanile dell'Avellino. A me piace lavorare con i giovani, sono stato a Reggio Emilia 20 anni, ho lavorato parecchio con i giovani e ho incontrato veramente un bel gruppo, devo dire la verità. Non è semplice perché è da 1 anno e mezzo che stanno andando avanti col settore giovanile, dobbiamo aspettare, ci vuole pazienza, speriamo che la famiglia D'Agostini porterà l'Avellino in Serie B perché sono merita e poi lavoreremo tutti meglio. L'impressione sulla prima squadra qual è? Ci aspettavamo qualcosa in più, però lottano e speriamo. Come dicevo prima, non è semplice, la Serie C è lunga. L'anno scorso hanno fatto un grosso campionato, sono andati vicini alla promozione e speriamo quest'anno faranno di nuovo un grosso campionato, però andremo in Serie B, speriamo. Per quanto riguarda invece l'argomento nazionale, anche quest'anno l'Italia rischia di essere estromessa a marzo i playoff. Cosa ne pensa in generale della nostra nazionale attuale? Per tutto il rispetto della nazionale precedente che ci bottò fuori la Svezia, questa io penso che la vedo più forte, più competitiva. C'hanno i ragazzi giovani forti e penso che alla fine ce la faranno perché Mancini ha fatto un bel gruppo, c'è un bello staff. No, passerà l'Italia, non ci voglio pensare nemmeno. Vado. Stasera siamo qui per la proiezione del nuovo film di Sorrentino, c'è forte la figura anche di Maradona. Lei cosa si aspetta da questo film? Io già sono stato invitato da Sorrentino, sono stato a Napoli alla prima, ho visto già il film. Abbiamo passato una bella serata, abbiamo visto il film e poi siamo andati a cena tutti insieme. È un film molto importante, è per Napoli, ecco, è un film per Napoli, per i napoletani. Un film che dico di vederlo perché è bellissimo, veramente. Allora un grande in bocca al lupo e soprattutto forza viva il lupo. E viva il lupo, è sempre forza lupi, sempre. Io sono nato qui. Una presenza per noi molto significativa, ma soprattutto per i giovani che sono presenti in sala, quelli che guardano con speranza al futuro, quelli che pensano al futuro sempre baciato dalla mano di Dio. Nell'86 Berazzotti mi chiamò, io giocavo nell'Avellino e fu una grande gioia per me perché venendo da un paesino di 2000 abitanti e poi io sono stato scoperto che ho giocato sull'asfalto, cioè non c'avevo neanche il campo a Chiusano e questo è stato per me una grande gioia. Quando smettevo di giocare la domenica tornavo subito al paese, venivo subito all'Avellino a Chiusano. Ricordo di Maradona, ho giocato per 6 anni con lui, una volta mi prestò l'F40, io arrivai a Chiusano con l'F40. Mamma mia, c'era la musica che mi aspettava, Chiusano, mi sembrava una bella macchina così. Adesso non c'è più, dispiace, io l'ho conosciuto, ripeto, mi dispiace tanto, mi manca.